food, glorious food. We're anxious to try. This is Duke Sanchez and we're doing a food blog for the month of June. I'm gonna be needing help from this country. I'm here with Lorenzo and Nicolo. Io vengo da Venezia. Io sono Nicolo Zancanale e vengo da Venezia. Oggi vi spiegheremo come si cucina la vera carbonara italiana. Let's go! A few moments later. In inglese e italiano? Tu devi dire in inglese, io dopo di che ti faccio la produzione in italiano. Ma perché io sempre in inglese? Parla anche tu in inglese. Ma dai, ma faccio figure di me. Devi solamente dire che mettiamo dell'acqua dentro la pentola e mettiamo... Gli ingredienti per fare la carbonara sono spaghetti numero 5, uova, e in genere un uovo a testa, e pancetta affumicata e parmigiano reggiano, formaggio. For make carbonara we need spaghetti number 5 Barilla, eggs... bacon and grana padano cheese. Spaghetti carbonara is the best Italian chef. Traditional and traditional pasta food. Exactly. Water needs to make bubbles for the tradition entire spaghetti. In Italian broke spaghetti. Però is crazy. Talk to the camera. Yes. In Italian broke spaghetti because not traditional. Noi invece li facciamo, cioè in Italia certa gente rompe gli spaghetti, ma non è tradizione, diciamo, vanno messi tutti interi. Yes. Noi in questo momento li metteremo tutti dentro. Quando arriverà? Rivolta al pubblico, avete capito? Di solito. Avete capito? Tu pubblico, avete capito? Avete capito? E vanno dentro tutti. No, spaghetti begin more soft. So they are all inside the water. Gli spaghetti si stanno ammorbidendo e così ci entrano. 6.5 hours later. I need to cut the bacon. Adesso andremo a tagliare il bacon in piccoli quadretti da poi inserire nell'impasto della carbonara. Andiamo. We need this. Sì. Abbiamo bisogno del tagliere e abbiamo bisogno del bacon e in più un coltello che sia abbastanza affilato. Very knife, very sharp. Sharp, yes. Like good. Oi, everything, All bacon. Yes. All. Is roba da pazzi o il bacon? All this bacon. Yeah. All bacon is bad. Ma solo così, ma friggilo di più. No, va bene. No, bene, sta diventando bianco. Non deve diventare bianco. Deve essere abbrustolito. Deve diventare. Ma non è il vero bacon questo. Cioè non è il nostro, non è la nostra pancetta, è il bacon quella che hanno loro. Non deve diventare bianco. La mia zia. Yeah. The bacon needs to be brown. Tomorrow for sure. Eventually. Open the fire! No! Ui, non è ancora cotto! No, ma this fire! Ma fa un culo, vai. Un pastone per gadolini. And scramble the egg. Yeah. Good. Allora, no! Thank you for watching the vlog and hope a like for authentic carbonara.
Grazie per aver guardato questo video e spero che sia piaciuta la carbonara autentica italiana. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Ok guys, we're done and the kitchen is destroyed. There you go. Carbonara, authentic Italian recipe from yours, yes. Italianos. Right. We love the. No! Continue. We love Liverpool. Go. Right, we love continue. Liverpool. Italianos. No. Go. Continue. Sì. Right. I will edit it. I will. Bye. Captain. Bacardi. Yes. We love Liverpool and we hope to see you in Italian. Goodbye. Ciao. Bye. Food vlog, month of June, carbonara, authentic Italian recipe with Italianos, the proper way to cook it. I hope you understand the illustration. It is a bit dodgy though, but it's okay. I will make sure I have a clear angle to do that. And please subscribe, like, subscribe. Always remember to have fun, explore, and love your life. Peace out. Thank you from. Thank you for. Thank you. I'm here with Lorenzo. I love Liverpool and I hope to see you in Italian. Goodbye. Goodbye, ciao. No, allora dovevamo dire sempre goodbye e poi ciao. Ok, anche tu, ciao. Ok, vai.